Salve a tutti, in questo video faremo un tuffo nel passato perché, ebbene sì, in occasione del lancio del Grand Chess Tour, questa manifestazione che conterrà 3 grandi tornei in cui parteciperà l'elite dello scacchismo mondiale, Kasparov ha organizzato un match revival, una risfida con il grande campione inglese Nigel Short, quasi a riprodurre l'evento che li vide affrontarsi per il titolo mondiale del 1993. Stavolta però si affronteranno su tempi più rapidi. 8 partite blitz e 2 partite rapide decideranno chi dei due è il più fresco, e nonostante Short sia comunque un giocatore sempre attivo, ha da poco vinto un torneo nel sud-est asiatico, Kasparov potrebbe riservare le sorprese perché ha smesso di giocare a livello professionistico 10 anni fa, ma secondo me è ancora in grado di mostrare chi è. Vediamo quindi cosa hanno combinato nella seconda partita rapida che li ha visti affrontare. Questa partita Short gioca con il bianco e Kasparov con il nero. Si inizia subito facendo un salto nel passato perché i due entrano in una difesa siciliana che evolve ben presto nella notissima variante Najdorf. Okay, quindi cavallo C3 per difendere E4 e la classica A6 proprio per bloccare l'iniziativa del bianco sulla casa B5. Questa era una tra le aperture favorite da Kasparov, che qui gioca con il nero, quindi sicuramente si trova in qualche modo a suo agio. Ok, qui invece della più comune alfiere 3 con il classico attacco inglese, Short gioca G3 con l'idea eventualmente di fianchettare l'alfiere. Si prosegue con E5, quindi Kasparov non rientra in una Scheveningen, gioca direttamente il pedone avanzato al centro. Questo chiaramente crea fastidi al bianco che si vede parte del centro occupata, ma crea anche una debolezza nella casa D5. Questa sarà di solito, come avviene in queste partite, il punto fondamentale attorno al quale gira tutta la strategia. Il bianco cercherà di occupare questo punto con i pezzi, preferibilmente con un cavallo, servirebbe veramente una posizione avvantaggiata, e inoltre potrà anche sfruttare l'eventuale debolezza di questo pedrone arretrato. Da parte sua il nero ha buone possibilità di sviluppo in questo caso, quindi compensa in parte una delle manchevolezze più grosse dal punto di vista delle difese siciliane, che controlla al centro, ma di solito non può avere difficoltà a sviluppare. Questo è il caso ad esempio qui, in modo leggero per quanto riguarda l'alfiere Camposcuro. Comunque chiaramente ora il cavallo si deve muovere, quindi Short gioca cavallo B3 mantenendo una posizione pronta a saltare al centro, cavallo BD7, che è un'opzione valida, blocca momentaneamente questa alfiere, ma tanto il cavallo si dovrà ben presto rimuovere, oppure vedremo Kasparov troverà un'altra soluzione. A4, ok, questa iniziativa tipica, blocca sul nascere eventuali spinte espansive sul lato di donna da parte del nero, e nero che comunque gioca B6. Si crea quindi un varco per sviluppare l'alfiere Campochiaro che aveva avuto la strada bloccata dal cavallo, e su questa diagonale chiaramente diventa molto pericoloso visto che mira indirettamente con un attacco alla Gx alla torre avversaria. In ogni modo Short si può difendere perché fianchetta l'alfiere come previsto, e dopo questo fiacchettamento ovviamente il nero fa bene perché controlla maggiormente la casa D5, che abbiamo visto sarà il fulcro di solito dei piani tattici strategici di questa apertura. Inoltre si comincia a creare tensione tra questi due alfieri. Ok, il bianco comunque in questo modo riesce a controllare perfettamente uno dei pedoni più deboli, pedone 4 che non deve perdere assolutamente. Ok, si prosegue con l'arrocco corto, alfiere 7, per il nero sviluppa l'alfiere campo scuro, torre 1, porta la torre al centro, aumenta le difese di questo pedone, quindi mossa di sviluppo, e torre C8, anche qui manovra tipica di questo tipo di aperture. Chiaramente il nero ha questa colonna semiaperta e la sfrutta immediatamente ponendoci una torre. Cavallo D2, che qui questo cavallo da B3 aveva veramente pochi sbocchi, avendo tutta la strada coperta dai pedoni, quindi una buona cosa è cercare di redirigere, e un'opzione sarà, come vedremo, portarlo in E3 per attaccare e quindi eventualmente occupare una di queste due case, molto inoltrate nel campo avversario e quindi pericolose per il nero. E Kasparov ora gioca pedone H5. Questo è un chiaro segno del piano che vuole intraprendere il giocatore russo. Con questa spinta difatti l'arrocco corto diventa molto più debole. Inoltre, visto che si spinge questo pedone, tipicamente l'idea è quella di sviluppare la torre direttamente sulla colonna H. Quindi l'idea di Kasparov è quella di lasciare il re al centro e quindi fare affidamento sul fatto che queste difese intorno al re al centro non crollino, lasciando l'ingresso ai pezzi bianchi. Ma per il momento l'unico punto debole sembra essere D5 e può essere facilmente controllato. Ok, come detto, cavallo F1, sempre con quest'idea di passare all'attacco, e visto che ci siamo spingiamo ancora in H4. Ok, ormai questo pedone è arrivato quasi a dare fastidio. Ora è possibile eventualmente effettuare il cambio e quindi creare un'altra colonna semiaperta per il nero. A questo punto Short continua a ignorare la minaccia, difatti spingere qualsiasi di questi pedoni per in qualche modo bloccare l'attacco del nero, anche una mossa prima, avrebbe indebolito forse oltremodo la difesa dell'arrocco corto stesso. Quindi con cavallo E3 questo pedone può eventualmente anche pensare di essere spinto, ma nessun problema, il bianco può togliere l'alfiere, portarlo in F3 e anche attivarlo, impedire che questo cavallo diventi un po' troppo espansivo, e diciamo l'ingresso che questo pedone darebbe ai pezzi neri è abbastanza controllato per il momento dal bianco. Cioè, è difficile piazzare un pezzo all'interno della struttura o sfondare attraverso H2 in qualche modo. Ok, comunque Kasparov gioca a G6, blocca quindi una delle due case possibili di atterraggio di questo cavallo, rimane l'altra. Al momento però non è possibile sfruttarla subito, perché ancora il bianco non è preparato a subire le conseguenze dei vari cambi. Ad esempio, dopo cavallo in D5, viene il primo cambio, ricambia, cambio ancora, e ora c'è il problema che la donna deve controllare C2, quindi il bianco non può catturare con la donna attivandola, ma dovrà catturare col pedone. Questo rende il pedone D6 molto più solido e quindi l'offensiva del bianco sul centro qui un po' si spenge. Per questo motivo, per preparare questa eventuale serie di cambi, viene giocata prima torre 2, che difende quindi C2 e dà quindi la possibilità poi di occupare D5 alla mossa successiva. Kasparov però rompe gli indugi, cambia il pedone in G3, chiaro che qui ora c'è questa minaccia che va difesa e viene recuperato con il pedone H. In questo modo, invece di catturare col pedone F, il bianco si mantiene due isole pedonali soltanto, quindi una struttura solida per quanto riguarda i pedoni. E si prosegue con una delle prime vere mosse spettacolari della partita. Infatti, un altro tema di questo tipo di aperture è il sacrificio di qualità sulla colonna C. Infatti, per aumentare fortemente l'attacco, qui il nero fa bene a catturare il pedone in C3. Cosa succede? Infatti questo è un sacrificio di qualità, torre per cavallo. Il bianco è costretto a ricatturare, altrimenti perde semplicemente un cavallo, e già questo si crea pedoni isolati e impedonati. Inoltre automaticamente, siccome non c'è più il cavallo che difende nel 4, qui il nero ha la possibilità di rifarsi subito sul pedone, quindi una qualità data per un pedone più attacco, questo già di per sé dovrebbe essere buona compensazione. Tra l'altro questa mossa viene con guadagno di tempo, perché il nero sta attaccando in C3. Qui il bianco non può neanche pensare di cambiare il cavallo con l'alfiere, perché si indebolisce troppo questa diagonale, qui c'è minaccia di matto, quindi deve essere parata, ma dopo di ciò l'alfiere bianco, campo chiaro del nero, comunque ottiene grande controgioco, ad esempio con questa inchiodatura e guadagno ulteriore di materiale. Il bianco rimane quindi con queste debolezze, dovrebbe non aver difficoltà a passare in netto vantaggio. Ok, quindi per difendere il pedone alfiere B2, che in qualche modo comincia a sviluppare questa alfiere, e si prosegue con Kasparov che gioca a cavallo di F6, quindi porta un altro pezzo verso l'attacco, eventualmente possibilità anche di raddoppiare gli sforzi su vari fronti. Si prosegue con C4, viene aperta questa linea all'alfiere, per il momento non ci sono problemi, ma magari il bianco può pensare di spingere in F4, come vedremo in seguito. Donna C8, viene attaccato questo pedone, per il momento è difeso e eventualmente la donna si prepara a piazzarsi in H3 qualora le opportunità si creassero. Cavallo D5, viene trascurato un attimo questo pedone, vedremo perché si può fare questa mossa. Il cavallo viene portato in attacco e contemporaneamente il bianco minaccia doppiamente questo cavallo, quindi qui in ogni caso il cavallo va cambiato. Vediamo perché. Un'altra opzione che potrebbe venire in mente è catturare questo pedone, ma è sbagliata, perché qui segue prima questa cattura, il bianco guadagna un pezzo da scacco, quindi forza il nero fondamentalmente a ricatturare. Deve ricatturare da alfiere perché altrimenti se cattura di cavallo poi perde l'altro alfiere. Però arrivati a questo punto ci può stare questo sacrificio di qualità, rendere quindi la qualità indietro, perché dopo che l'alfiere prende il bianco passa completamente in attacco. E ora dopo donna per E6 che guadagna un pedone c'è questa minaccia diretta sull'alfiere, in più il nero deve stare attento, non può tanto catturare questo pedone perché aprirebbe la via all'alfiere in C6, l'alfiere campochiaro del bianco. Ci sono vari problemi, forse troppi da gestire, anche la difesa del pedone centrale E5. Ok, quindi per evitare problemi Kasparov cambia immediatamente il cavallo e qui il cavallo E4 non può essere toccato, specialmente dall'alfiere, perché questa alfiere è deputata alla difesa del re. In questo caso c'è una mossa abbastanza carina, cavallo F4, che apre questa diagonale, eventualmente permette ora alla donna di entrare e creare sfascello sul re avversario. Chiaramente ad esempio non si può prendere il cavallo perché entra subito un attacco, ora sono guai veramente seri per il re bianco. Quindi si preferisce giocare C per D. Questo pedone chiaramente è difeso, però ora il nero ha meno problemi a difendere in D5. Tuttavia vedremo che Short ha ancora delle cartucce da sparare. Difatti si prosegue con cavallo G5, possibilità a questo cavallo di entrare in diverse posizioni d'attacco. Ora non subito, ma magari alle mosse successive, vedremo. Viene giocata C4, sostiene questo pedone e lascia però in presa questo. Tuttavia non è un grosso problema, perché se la donna prende segue torre C2, il bianco ha netto controgioco. Tra l'altro questa donna ora sta per quasi finire intrappolata, quindi che fare? Unica sposta alla B4, però dopo alfiere A3 ci sono dei nuovi problemi. Tra l'altro ora non può catturare neanche in A4 perché segue questo scacco con attacco di scoperta sulla donna e il nero perde materiale, quindi forzata in A5, dopodiché torre C7, il bianco ha conquistato la settima traversa e ora chiaramente problemi seri da gestire per il nero. Ecco perché qui Kasparov gioca A5, dandosi quindi un'eventuale via di fuga per la donna dopo la cattura. Torre C1 difende il pedone C4 e ora alfiere A6, nuovamente attacco sul pedone C4 con anche attacco alla G sulla torre in E2. Viene ridifeso il pedone di donna, donna B3, ora è il bianco attaccare uno dei pedoni deboli del nero. Però Kasparov stavolta se ne disinteressa, un po' rende pan per focaccia, come Short si era disinteressato di questo pedone inizialmente. Ora Kasparov gioca a donna G4, attacca quindi la torre in E2, quindi chiaramente il nero non può catturare, il bianco non può catturare in B6. Quindi per difendere torre C2, e ora siccome è abbastanza inutile questo alfiere, che è sufficientemente difeso il pedone C4, l'alfiere viene riportato in C8. Quindi si assomma agli eventuali attacchi che il bianco potrà subire intorno al proprio re. Vediamo che anche in questo caso il bianco non può tanto facilmente conquistare questo pedone perché la donna si allontana troppo dai giochi importanti. C'è questo scacco, chiaramente se l'alfiere cattura è praticamente impossibile evitare questo mato, per cui il nero qui deve spostare il re, a cui però segue un altro scacco. Ora, se il re si continua a inoltrare, segue un altro scacco, ripetizione di mosse se il re torna indietro. Se il re si porta in D1, viceversa, il nero può entrare completamente in attacco. C'è questa minaccia di doppio. La donna da sola contro il avversario non ha grande gioco in ogni caso. Qui il nero ha un fortissimo attacco e non so bene come il bianco possa riuscire a pararlo con facilità. Ok, ecco perché Short va avanti con l'altro piano, quello di cercare di aprire il centro. Gioca pedone F4, ottima mossa, si sfrutta molteplici inchiodature del pedone E5, ad esempio quella sulla torre in H8, e tra l'altro viene attaccato immediatamente anche il cavallo. Quindi Kasparov sposta il cavallo da scacco, chiaramente alfiere per H3, torre per H3, ora l'attacco del nero è completamente non fermabile, tanto c'è anche la possibilità di catturare un F4 da che non c'è più l'inchiodatura sulla torre, questo distruggerebbe completamente le difese del re bianco, ecco perché qui viene portato il re in F1, una posizione che piano piano è sempre meno sicura per il re. E qui viene giocata F6, quindi il nero risolve completamente i problemi sul pedone E5, non lo cambierà tanto facilmente per aprire gratis la colonna al bianco, e ora il pedone è molto rinforzato. Si prosegue quindi con donna F3, il bianco prova a smorzare un po' l'attacco del nero cercando di entrare in un eventuale finale, Kasparov rifiuta, e ora forse era il caso di giocare alfiere a 3 per cercare di attivare l'alfiere in una posizione dove potesse servire, ad esempio cercare di in qualche modo minare una delle basi di questo cuneo di pedoni. Però Short gioca viceversa a torre 4, il che può sembrare una buona mossa perché programma un eventuale raddoppio delle torri sulla colonna E, tuttavia l'apertura del centro non è sicuramente una cosa facile da fare per il bianco in questa variante. Difatti Kasparov prima sposta il re da eventuali inchiodature, dopodiché viene effettuato sì il raddoppio, ma c'è donna G4 e si minaccia nuovamente il cambio. Short non se lo fa dire due volte, prova a aprire il centro con F per E, tra l'altro aprendo l'attacco della donna su F6, questo potrebbe veramente aprire completamente le difese del re nero come una criscatola. Per questo motivo Kasparov coglie subito l'occasione, visto che l'aveva preparata, cambia le donne, dopodiché chiaramente la donna viene ripresa e ora D per E5, chiaramente questo pedone va eliminato prima che diventi passato o apra completamente le difese del re nero. Un'altra opzione forse era quella di catturare con il pedone F, questo avrebbe creato più sbriciolamento nelle isole pedonali del nero, che ce ne sono 3, però non concedeva nessun facile pedone passato al bianco. Ricordiamoci che il bianco ha una qualità in più, quindi avere dei pedoni passati così facili potrebbe essere un problema. Tuttavia questi tre pedoni del nero sono molto forti e minacciano di essere spinti, tra l'altro pedoni già passati a loro volta. In qualche modo il nero può al momento riuscire a difendere l'avanzata di questi pedoni semplicemente con gli alfieri. Si prosegue quindi con torre H4, il bianco in leggero vantaggio materiale prova a cambiare pezzi, e questa è un'ottima manovra perché chiaramente minaccia eventualmente di catturare la torre o in seguito anche del cavallo. Forse era più accurato cercare l'inchiodatura, perché vedremo cosa comporta il cambio delle torri. In seguito il bianco può giocare re G2, attaccare il cavallo, in che modo il nero ha dei problemi da risolvere. Viceversa con torre H4 c'è questo cambio, e dopo che il bianco ha recuperato però lascia vacante questa casa per il cavallo nero. E ora improvvisamente, ad essere un cavallo triste sul bordo, questo cavallo si ritrova a essere una bestia immonda, e chiaramente il bianco può cominciare a rimpiangere questa scelta. C'è l'attacco sulla torre che deve essere gestito, quindi torre di 2 con l'idea eventualmente di spingere questo pedone, ma ciò non è sufficiente perché ora il nero comincia a attaccare. Anzitutto alfiere c5, quindi anche se il pedone viene spinto l'alfiere non è tagliato fuori, ora sta attaccando case pesanti, e qui si prosegue con d6. È un po' al perso in effetti il bianco perché non sa forse bene che pesci prendere, è difficile gestire la potenza di questi due pezzi. Chiaro, con d6 ora minaccia di spingere in d7 e poi chissà eventualmente anche promuovere. Il problema è che si lascia una mossa a Kasparov per attivare, guadagnando tempo, l'alfiere, l'ultimo alfiere, l'alfiere campochiaro, che viene portato in h3 con scacco, quindi ancora non c'è nessuna minaccia di spinta più promozione. E ora il re è nei guai, perché se vedete è circondato dai tre pezzi minori del nero che gli confiscano quasi tutte le case. Praticamente forzata torre 1, a meno che il bianco non voglia subito riperdere materiale, però segue questa inchiodatura. Alfiere inchioda torre e re. Il re al momento si sposta, inutile spingere questo pedone perché il nero avrebbe preso la torre con scacco e poi fatto fuori questo pedone. A questo punto il nero poteva effettivamente catturare la torre e riportarsi in vantaggio materiale, però in questo caso il bianco avrebbe avuto un po' di controgioco perché intanto ha la coppia degli alfieri e poi non è facile gestire questo pedone da parte del nero. Ok, alfiere b7 lo ferma, però questo pedone può essere difeso e se il nero prova a minacciare d6 il bianco lo difende con alfiere a3. Kasparov però non si fa prendere la mano, dopo re d1 invece di catturare la torre gioca una mossa che sembra difensiva ma in realtà è la mossa migliore. Alfiere d7, quindi questa torre viene lasciata libera per il momento, vedremo che anche libera è di poca utilità per il bianco, infatti Short ne approfitta per metterla al sicuro in h2, non c'è molte altre di case disponibili, però alla fine di questa fiera il bianco guadagna prima questo pedone con scacco, è costretto a muoversi, e poi anche quell'altro. Quindi invece di recuperare una qualità lasciando dei pedoni passati pericolosi al bianco, il nero ha recuperato due pedoni, tra cui quello più pericoloso. Quindi sicuramente una manovra ottimale questa, per giungere in un finale più tranquillo. Il re bianco cerca di spostarsi al sicuro il più lontano possibile da questo cavallo, evitare anche eventuali cambi di quest'alfiere, però qui Kasparov comincia a spingere i pedoni, f5, e ora alfiere c1. Un'idea potrebbe essere quella di cambiare questo cavallo e creare una qualche impedonatura, non che fosse un grosso problema, però non si sa mai. E qui Kasparov fa un po' un'imperfezione, era corto di tempo e gioca pedone e4. Sembra ottimale perché sembra guadagnare un tempo su questa alfiere, poi il pedone più vicino a promozione, il nero potrà avanzare con il re, spingere gli altri pedoni e vincere. Questo però lascia una combinazione tattica Short, che purtroppo però anche lui a corto di tempo non vede. C'era qui alfiere per e4, f per e4, il problema è che il bianco ha perso un alfiere per un pedone, ma ora è difficile gestire questo cavallo, può essere cambiato, dopodiché c'è questa inchiodatura che fa ritornare il bianco in vantaggio più o meno dal punto di vista dei pezzi, poi i pedoni c'era più il nero, più o meno la posizione alla fine è pari, per cui qui Short non vede questa possibilità, gioca viceversa alfiere h1, salva l'alfiere dalla minaccia, però è data l'opportunità al cavallo di attivarsi in d3, qui minaccia di questa cattura e vabbè, il bianco prova a riportare la torre su una posizione più attiva in modo da bloccare facili spinte, però alfiere d1 minaccia la torre, alfiere b3 minaccia questo pedone e non c'è praticamente modo di salvarlo. L'unico è quello di rendere subito la qualità, questo comporta un indebolimento di questo pedone ma permette al bianco inoltre di salvarsi il pedone C4. Ok, alla fine il nero può avanzare con il re, il bianco minaccia questa alfiere, viene difeso con A4 e dopo C3 sembra che il bianco, oltre ad aver reso la qualità, possa almeno recuperare il pedone di 3. E questo è vero, ma non è sufficiente, perché dopo B5 il problema è che il re si recupera questo pedone, ma viene costretta al cambio dei pezzi, e a questo punto con 2 pedoni di vantaggio è praticamente finita. Kasparov gioca F4 minacciando di entrare con il re in attacco, far fuori questo pedone sul colonna A è praticamente intoccabile, il re non può avvicinarsi, se si avvicina attraverso B5 il pedone viene semplicemente spinto e non resta che sacrificare più o meno l'alfiere. Comunque il bianco deve perdere dei tempi per parare la minaccia di matto, il nero è in completo controllo. Ecco perché a questo punto il povero Short è stato costretto a sventolare bandiera bianca. Ok, quindi Kasparov è sempre il solito Kasparov, c'è poco da dire. Penso un brivido abbia risalito la schiena di molti rivedendolo a questo livello massacrare il proprio avversario, e come in questa partita in cui c'è stata soltanto una piccola indecisione, anche nel resto del confronto Kasparov ha dominato completamente. Praticamente di 10 partite 8 sono state vinte da Kasparov, una pareggiata e una persa, quindi è stato proprio massacrato Short, che ha potuto sì in qualche modo accusare il jet lag di questa disfatta, ma secondo me un po' ce l'ha messa anche della sua stoffa Kasparov. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!